Buondì, scusate, buondì, nuove Ladine, Stelle Belluno, la rubrica di Don Lorenzo dell'Andrea, il cui tornò a parlare dei nostri santi, chi più familiari della nostra diocesi, ma penso di tutta l'Italia, anche del nord, del sud. Parlò di San Rocco. San Rocco è un santo che è abbastanza strano perché non è italiano, ma è francese. Sto San Rocco nasce in Montpellier, in Francia del Sud, e poi venne in Italia diciamo, in pellegrinaggio, come farei a tutti i cristiani di allora e anche di poi, di a Roma dal Papa, e do a Roma dal Papa, sempre a pè chiaramente dalla Francia, do a Roma dal Papa, che anche ritorna per via casa, ruota le parti di Novara, i dischi. Più o manco, ecco, perché non ho la storia immediata, e la ciapà, una malattia che era la peste che la girava per l'Europa, parlando degli anni 1500-1600, veramente la cosa più drammatica che potesse essere allora, perché non era né contro la peste, e la ciapà la peste, l'era Dio morì, stava sotto in Perón. Lei ha un ruscello che veniva fuori al bea l'agala e di un cane che porta un pan e il mangia il pan e dice, beh, mettilo avanti ancora un attimo e poi il pan gli ha portato là tutti i dì da mangiare e finalmente l'è guarito. Allora gli dice, San Rocco l'è guarito dalla peste bubbonica, come chiamava Sandro Manzoni nei Promessi Sposi, che è proprio orientate sulla peste del 1630. Quanta Iese elo da noi, io dico, non dico in diocesi di Belunfeltre, ma dico in Cadore dedicate a San Rocco, somme è strano, ma Iese al manco 14, 14 Ieses a Pieve, a Auronzo, a Borcia Cianzia, a Dosoledo, a Cortina d'Huel, a Danta, a Domegge, a Lozzo, a Peraiolo, a Selva, a Valle di Cadore, a Vinigo e a San Vito. Che la che parlò in cui lei a San Vito. Perché parlò di questa chiesa di San Vito? Perché la cargo di speciale caratteristico non è a San Vito in generale, lei nella frazione de Serdes de San Vito. Una bella chiesa perché l'ha rifatta tante volte e adesso ho un casta chiesa che vedo. Eccola qua. Bella, sul fondo dell'antelao che si vede appena appena, una chiesa tenuta in ordine, gli artigiani del paese gli ha fatto un quarto nuovo e l'ha messo a posto, chi che ha passione gli ha fatta tinta di bianco, una chiesa dedicata a San Rocco, a gnocche. Al manco nota all'anno, nota gli faceva la messa e la festa. San Rocco lì è in agosto, allora gli faceva la festa di Stade. Ma è argo di più di questa chiesa da contare. Intanto però, don Avede, c'è che lei c'è la chiesa, che merita di essere due Avede. La porta, l'Everta, chi che passa sulla strada principale la vede aperta, se no ti vede lì per la grata, che è un altar maggiore con una bella pala, col santo Rocco e con la Madonna, col bambino come che fa di solito. Adesso vedrò anche di un cappella che lei e poi che ne appena entrate dalla porta lei ha l'altro altare della Madonna e lei un altare di legno fatto da scultore che si chiamava Delotto Tita Minotto. L'altare le dedica a un De Serdes che è morto in guerra e che si chiamava Fiori Pellegrino. Ecco, e che trova invece lei l'altare maggiore con i due santi Rocco, che lei ha Manzanca, che si vede un po' lontano, ma se pensa bene, lei ha anche un Cian do i suo pes, e dalla parte bella lei San Sebastiano. Ecco che con ciò noi abbiamo detto quasi tutto di questa chiesa qua. Chi che va a messa là, canchi la fa la messa di San Rocco, vede questa cosa qua. La chiesa è stata fatta in due o tre tempi. Canchi ha avuto dei problemi, l'era il 1680 finché, l'era una piccola cappella e l'era la peste che girava per l'Europa. Vi ho detto che i Promessi Sposi dei Manzoni gli è orientata intorno alla peste.
alla peste del 1630, che l'ha ciapata tutta la Lombardia, agli occhiali spagnoli, ma poi è passata nel Veneto e praticamente in tutta l'Europa. E fare anche il conto delle migliaia e migliaia, centinaia di denti che le è morta contro questa peste qua. Agli occhiali non si poteva fare noi senza San Rocco. Allora, c'è lo di speciale in chiesa di Serdes, la chiesa che ho visto prima, che tornò a vedere da nuovo adesso, che lei su una strada che la mena a San Vito, che lei è la parrocchia, e alle nostre spalle, che canno vedon, la parte di là del Pelmo, a che lei la frazione di Selva di Cadore, dedicate a altri santi la via, e lei San Rocco, San Lorenzo e altri santi. Ma io vi dico, c'è chi ha il rapporto, chi di Selva di Cadore, con chi di San Vito di Cadore, che nota, parlò nota, vuol dire, prima degli ultimi 50 anni, che anche non era ancora automobile, ma si dia tutto a pè, e chi fedeli, che ruà, ca, pide tutte, l'era chi di Selva, Pesculli e Santa Fosca. Voi vedete che la porta là, che la bancia là così. Non dico tutti i dis, ma tutto l'anno l'era sicuramente dente chi ne ha do da Selva, Pescul e Santa Fosca, a preaiti te iesa ca, perché l'era una devozione speciale per San Rocco, perché chi via Selva gli aveva un altro modo di chiesa. Loro a Selva non era contadini nota, parlò di 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa e anche in Pindos. A Selva era artigiane che lavorava le miniere del ferro del Fursil. Ecco che il mondo cambia, non è più il contadino, ma l'artigiano. Gli artigiani che lavorava il ferro delle miniere del Fursil, che è una miniera là appena più in su verso nord, che si chiama Colle di Santa Lucia, Montepore, queste miniere, e cavava fuori il ferro da più di 1000 anni prima di Gesù Cristo. Bisogna lavorarlo. Allora, bisogna di su, lavorare lassù. A Selva non è più i 1000 metri di San Vito, o i 1100 metri sul mare di San Pezzo, per dire un po' la media, o i 500 di Pieve o di Longarone. Ma posto che la natura lei è abbastanza spartana, la dà poco da vivere, tanta crodes, pascoli poche, perché da poi è in fora tanta neve d'inverno. Ma se uno lavora nella miniera, la campagna conta sì e no. Ecco che noi allora ci siamo fuori, che un paese detto Selva di Cadore, parrocchia di San Vito di Cadore fino al secolo scorso, e con due cappelle all'interno sue, una bella a Selva dedicata a San Lorenzo e un'altra bella altrettanto dedicata a San Rocco più in su a Pescul. E che fasei sti qua? I preati che la chiesa là, poi inia fora per Monte Forada e via dove? A Borcia, perché i suoi denti, i suoi uomini che lavorava, ci avevano franco, oltre che scavare la miniera del ferro, del fursil, gli portava via il mineral con i mus, con ciadenes de mus, che partiva via per Col di Santa Lucia, in via per Selva, in via su per Forada, sopra Pescul, do per verso San Vito, verso Borcia, ne ho che l'era i forni per fondere il ferro. E ci santi a Edi, allora, visto che la malattia non è la chiesa della campagna, ma la malattia del maneiale, mani, eccetera, e gira il mondo, San Rocco, il San Rocco di Serdes di San Vito, l'era onorato, pideduto da chi de Selva, Pescul e Santa Fosca. E poi le amicizie, perché chi passava di là e chattava che non chi desea da Maiambo con, o forse vedono anche riparasse se l'era tempo brutto. Di stade, chi de San Vito, chi aveva di là de Monte Forada, di là de Monte Pelmo, gli aveva la Malga e Casera di Fiorentina, la Malga e Casera de Durona, la Malga e Casera de Prendera, di Mondoal e tirandola di Giau.
Perché chi de San Vito, Borcia e Guono della Val della Guoite e Ampezzo, era contadine, contadine. Salvo Borcia, che Borcia era proprio una frazione di San Vito, una cappella di San Vito, a gnocchi i fondeva il ferro del Fursil, portato da gnocchi, da sulla strada con i muschi di Assù, a Forcella Forada e a Santo Lorenzo di Selva di Cadore e San Rocco. Allora, argo destacato, bisogna dirlo perché è una roba troppo importante. Com'era che perduta questa usanza, questa roba? Intanto il ferro del Fursil, di cui ho parlato qualche volta, parlerò ancora, vi farò vedere fotografie delle miniere, vi farò vedere la fotografia della chiesa del Colle Santa Lucia. Non di forne, perché non è più? Perché l'scavamento, il cavà fuori dalla terra, il minerale ferroso del Fursil, che da lui in avanti, prima di Gesù, torno a spiegameo, non dopo Gesù, ma prima, mille anni prima, a gnocchi gli studiosi dice i mille anni dell'età del ferro. Ebbene, allora super Selva, super Pescul, super Forada, tutti questi posti qua, era bella la lavorazione del ferro. Non è ancora San Rocco, non è sti santi qua, ma ieni là col tempo, che anche pian pianotto, con la civiltà, con i soldi che guadagnava insieme, con la religione che è più grande San Vito a difendere la sua parrocchia, lei, la prima dei suoi anime, delle sue parrocchiane, era San Lorenzo di Pescul e di Selva di Cadore. Che anche lei che noi vedrò, due chiese che le sono belle, che le sono molto ricche, molto importanti. Ci la così da nuovi santi. Però noi aveva San Rocco, e San Rocco l'era cadò della Val della Guoite. Ecco allora che anche partiva la via, in via per via San Vito, dal più grande San Vito, che era il suo più grande, passava a Serdes e aveva creato una devozione speciale con questa chiesa qua. A noi che l'era isti tre altari, vai dito prima, l'altar maggiore e l'altar minore, che l'hai chiesto qua con la Madonna, chiesto con la Madonna e col bambino Gesù, sta di lei, e poi l'altar maggiore con San Rocco, che è a man zanca, si vede che ha un bastone e che ha ai suoi piedi il cianchi che porta il pan, e San Sebastiano, chi lo mette sempre insieme. Ma non è una relazione storica fra San Lorenzo e San Sebastiano e San Rocco. Tutti hanno il suo ruolo. San Rocco, essendo che la proteggiù la pelle della dente, della femmina soprattutto, pensava che una femmina 100 anni fa, 200 anni fa, che c'appava la malattia della pelle, il vaiolo, la peste, in cui il Covid, chi resta la pelle ruinata, pora femmina l'era morta in vita, tanto valeva morire. Ecco che allora il valore della pelle e della cura, e coreie, la malattia della pelle, che lei la peste e tutto il resto, l'era superiore a ogni altra roba. Vai dito de Manzoni, ma non so perché. Perché che in Cadore, un paese che parte da un pezzo e va fin fuori a valle di Comelego, 14 cappelle dedicate a San Rocco, 7-8 a San Lorenzo e altrettante a San Sebastiano. San Sebastiano è il martire che li ha coppati tirando le frecce, ma ai tempi di Roma, i tempi primi secoli di Gesù Cristo, non insieme. Invece San Rocco sono quasi a cavallo dell'anno 1000, che anche lui partì in Francia da Montpellier per dire pellegrino do a Roma, le do a Roma, tutto a posto, non so niente, ma è tutto a posto. A tornare in dos, a Samalà, dice, di peste. E pensava di morire, su per l'ordinaga, a Gnocchelea da bere e basta andare a mangiare. Mancian, chi dice che è una roba naturale questa, che sta fuori, sto poro anche moria di fame, gli ha portato un boccone di pan, un panetto, metto là,
e il culpane si è salvato. Da allora, anche se vede una statua di San Rocco col bastone, perché è il pellegrino, se vede il suo pezzo San, del santo, il suo pezzo, sto cian, bianco, negro, rosso, che le dà perché? Per avviarlo. Infatti Calvedon sulla pala della chiesa di San Rocco de Serres, proprio la pala dell'altar maggiore, bella lassù sull'insieme, bella da vedere. La chiesa l'ha rifatta Piotes, l'ultima volta l'ha rifatta nel 1906, e anzi più avanti ancora nel 2006, che anche tutto serve nel paese, gli ha voluto rifare i colori, ridipinge la palace, rifare l'altare che era quello di Len di prima, e sono dovuto rifare il quarto della chiesa di Len. Come? A gratis, a lavoro, bisogna di piodego, tutti gli artigiani dovranno lavorarlo, perché la chiesa adesso è una meraviglia e la tiene auto l'onore di chi de Serdes e della sua chiesa. A ognuno che toma tutto la cosa, che in cui Pardani da Selva a San Vito a Serdes mangia la strada, tomata do. Durante la vaia il si chiama il ponte dei Ciampioi, agnò che ru le due fora, la vaia il ponte, la passerella, la strada, e da allora, parlando di 3 anni fa, non ha più fatto nulla. Allora io in cui mi permetto alla televisione di dirlo come che è rifatto oltre il ponte, come che tutti i comuni gli ha rifatto la roba, a San Vito sarà da completare il lavoro di riparazione delle strade e dei ponti, riparando il ponte del Ciampioi sul Ru Orsolina, sulla strada che mena da Selva a Forada, do a Tiera, a Ciampioi e a San Rocco de Serdes. Ricordonse tutti gli uomini e femmine che nude qua in avanti in dos, ricordonse chi di San Vito che dia via con la bacia via de là, della montagna, e passava il ponte di Ciampioi che non esiste più. Ecco, come che ho parlato di un santo, fai un altro miracolo al comune di San Vito, alla regola di San Vito, mette a posto questa strada, sto ponte, in modo che chi che go anche in cui e gli è tante anche a Selva, inia prea a San Vito. E tante di San Vito di via a Selva del Cadore, a prea San Lorenzo, come scambio di San Rocco. Ecco, con San Rocco le sono anche qua, tanti saluti da noi Ladines, Telebelluno, la trasmissione di Don Lorenzo dell'Andrea, che saluto per tutte quante. Sali da po'.